my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Come stiamo? Andiamo, Papere, tutto bene? Tutto a posto? Siamo cariche e calde per la seratona. Alex Paride, grazie per i sabatini. Allora, stasera abbiamo tante belle cosine da vedere. Io non vedo niente con questi occhiali. Leonardo, grazie per i 26. Vedo tutto sbilenco, quindi, però devo dire che li ho comprati a poco prezzo. Perché... Gregorio, grazie per l'anno. Allora... Allora, Papa, stasera ho deciso, per la prima volta in assoluto, di portarvi nella mia cantina e mostrare le persone che ho rapito. Lo so, è una cosa nuova per me, nessuno è mai entrato nel mio scantinato, però volevo farvi vedere... Tra le altre cose ci sono anche, c'è anche Aro, Lezzi e Ludo, per quelle sono diventate moderatrici perché sono state sequestrate, sono nel mio scantinato. Però ovviamente faranno finta di non esserci, si nasconderanno. Allora, Papere, stasera abbiamo tante cosine interessanti da vedere. Tra l'altro ho anche trovato un videobook, sembra carino, si chiama tipo... È coso, è Ed Stafford, è tipo il pazzoide, quello che sopravvive nei luoghi... è tipo una sorta di Bear Grylls, e questo ce lo vediamo sicuramente dopo. Ma Before Death, no, allora, Fieric lo vediamo sicuro, perché quello lo voglio vedere totalmente. Allora, aspetta, devo controllare che le cose che ho preparato però siano a posto. Alfa, grazie per gli 8, Valentino! Devo controllare che le cose che ho preparato siano sempre a posto. Questo è il porno gay che stavo guardando.
questo è il porno lesbo, questo è il porno zoofilo, questo è il porno con minorenni. Ok, perfetto. Sera Andrea, si fa hardcore porn stasera? Si comunque fa? Sei un grande papera. Grazie per il cinematino. Si fa hardcore, sì, ovviamente. E là quanti? Vabbè, Aru, io mi diverto, ho tante categorie diverse con cui divertirmi, voglio dire. Vediamo il video che ti ho mandato. Non lo so, dipende, perché devo analizzarlo un attimo, perché non sono sicuro che si possa vedere del tutto. Però, nel dubbio, magari se un giorno riesco a imbucare nel programma, potrebbe anche essere un'idea. Lazy Gak, grazie per l'anno, Patatino. Quante lazy si stanno... Stanno moltiplicando le lazy. Che cazzo... Quante lazy ci stanno comparendo in questa chat? Allora, dunque, io direi di iniziare senza colpo ferire con... Anzi, voglio essere... Allora, in realtà... Merda, che caldo, ragazzi. Io tra poco metterò il pinguino, comunque. Cioè, io non posso avere un caldo, non si può avere un caldo così, cioè, porca troia, c'è un caldo della Madonna. Non ti duplicare, veramente, si sta facendo la mitosi, sta facendo la mitosi, si sta, tipo, moltiplicando, cioè. È uscito il video del Merluz, Muscle Girl Bar, che cazzo è sta roba? Cosa sta succedendo? Questo prima di Fieri, che lo voglio assolutamente vedere, perché in bar in Giappone quando aprono cose è sempre una cosa straordinaria, però io abbasso il volume perché d'altro canto è sempre assordante, quindi... Non lo so cosa succede. Ma che cos'è sta roba? Boom ragazzi, sono a Tokyo e mi trovo davanti al paradiso di ogni patito di fitness, il Muscle Girls Bar. Adesso, Mauri, stiamo calmi, Mauri, il paradiso di ogni patito di fitness, cioè, stiamo calmi adesso. Non è che solo quelli che ti fanno fitness, no? Capito? Un posto fantastico, completamente gestito da delle ragazze super in forma. È diventato... Delle ragazze che hanno abbastanza muscoli da creare il matriarcato. Delle ragazze con abbastanza BCPT da poter fare violenza domestica invertita. Viralissimo, grazie a tutti gli influencer del mondo che ne hanno parlato. E quindi, siccome sono a Tokyo e sono un patito delle ragazze muscolose, ho deciso di venire a visitarlo. Tra l'altro, qui dentro tutto è a tema fitness. Il cibo, le bevande, tutto quanto. Anzi, ci dovrei... Oddio che schifo. Oddio che schifo. Spero che almeno sia servito in maniera strana, perché io devo andare in un locale e bermi il succo d'arancia e la centrifuga di sedano carota. diciamo che almeno speriamo che sia tutto molto particolare, però voglio dire... Magari lo fanno in un modo strano, in un modo peculiare, boh, vediamo. Deve essere anche qualche attività extra da fare proprio a te. Invece io sono partito delle ragazze basse e fragili, sono più facili da rapire, quelle muscolose sono più complesse da portare via, si ribellano con più veemenza e più difficile. Ma fitness e tutto è gestito dalle Muscle Girls. Andiamo a conoscerle. No, ma non è vero, Lioret, a me non dispiacciono le ragazze muscolose, dipende come è fatta la ragazza, cioè dipende, cioè nel senso dipende dalla ragazza, però a me la ragazza muscolosa non è che mi dispiace, dipende da quanto muscolose, dipende, cioè non troppo per l'amor del cielo, però dipende da cosa intendi. Queste non sono troppo muscolose, dai. Queste non sono troppo. La signorina Trinciabue è obesa, Mark, non è muscolosa. Queste non sono troppo muscolose. Vabbè, ma scusa, Liret, cioè, perché vuoi per forza avere la vita facile? Vuoi mettere l'emozione di voler far violenza domestica e la tua ragazza rischia di dartele pesantemente? Cioè, ogni volta che fa violenza domestica praticamente è una rissa in casa. Cioè, rischi che lei ti spacchi una bottiglia in testa, cioè, voglio dire... Cioè, c'è più emozione. Il ventre di molti è confuso. Invece il mio ha le idee ben chiare. Se riuscisse a stare sull'attenti sarebbe meglio. Vabbè, comunque questo... a me piacciono molto le donne tipo wrestler. Vabbè, la Ronda Ripley è bellissima. I was born. It's been like 5 or 4 years, but I'm not the oldest, but it was a guy. Muscle guys bar first. And then we came. It's only one over the world. In all over the world is the first and the last. Only one. Ci sono tantissime... Quella sembra uscita... Sì, Rhea Ripley, scusa. Quella sembra uscita da un mondo tipo da Mad Max post-apocalittico. Attività da poter fare qui. Foto family.
Bello perché lui è il più magro di tutti. Vabbè, dai, non sono esageratamente grosse, dai, va bene. Uno schiaffo. Porca troia, che sbaglio. Ma chi è che paga per farsi dare una cinquina in faccia? Ma quelle fa male, però, cazzo, c'ha già delle braccia importanti, cazzo. Questo è praticamente un bar per masochisti, cioè questo è un bar per gente che vuol farsi legnare praticamente. Calcio nel culo. Oddio. Gli ha dato un calcio nel culo. Questo a momenti volava a 16 km. Sono varie attività che si possono comprare con i muscle dollars. E ogni 10 muscle dollars sono 1000 yen. Wow. Vabbè, ma io posso bere un drink senza essere pestato, picchiato, calciato? Praticamente, facendo la challenge della pectoral machine, puoi ottenere 10 muscle dollar. Con quanto? Facendo 50 ripetizioni. Con quanti chili? Altrimenti li puoi acquistare coi soldi e ti permettono di comprare tanti. Sì, ma con quanti chili? Perché 50 ripetizioni sono tante. Con quanti chili? Di attività diverse. Oh, minchia, potrebbe essere anche un'esperienza divertente. Però, raga, porca troia, andare fuori in un bar a far palestra. Cioè, madonna mia. Adesso tocca a me. Vai, Ambra! Vai, Ambra! Se a completare la sfida, vincerò anch'io i Muscle Dollars e comprerò un'attività. Sono Setsu e sfrutto i cir di Haruko per raccontarti una cosa per cui ho riso. Fai bene, ruba gli soldi, fai bene. Una mia collega, cristianissima e che crede anche nella scienza, va bene, se ne è uscita dicendo testuali parole: io credo sia nel cristianesimo che nella scienza. Infatti, per me Adamo ed Eva erano prima scimmie e poi si sono evoluti ad umani, e niente. No. Ciò che dice parla da sé. PS, no. L'abbiamo, ovviamente, presa per il culo. No, non va bene, no. A parte il fatto che noi non discendiamo dalle scimmie, noi discendiamo da un antenato che era imparentato con le scimmie, noi discendiamo da degli ominidi che erano imparentati con le scimmie, noi non discendiamo dalle scimmie, prima cosa. Seconda cosa, non è esattamente così che racconta il testo sacro, però va bene, ad ognuno il suo. Vabbè, voleva farvi un quadrare, ma è poco probabile. Cioè, com'è che funzionava? Adamo disse ad Eva: cioè, Eva prese la mela e faceva cioè, non credo sia andata proprio così. Questa è una gangbang lesbo a tre, più o meno, credo. Un po' particolare. Vai, Ambra! Che non sapevo però è che il carico era di 50 kg. Ma che sei pazzo? Ma come fa, Ambra, poverina? Ma 50 kg? Ma la peserà lei 50 kg? La peserà lei 50 kg, poverina? Va bene, Mauri. Ah, va bene. Pagando 10 muscle dollar che hanno loro più 1000 yen, ovvero altri 10 muscle dollar, posso farmi sparare in bocca le proteine. Io starei molto attento, Mauri, perché questa cosa può essere definita in svariati modi diversi e non tutti esattamente coincidenti con il tuo pensiero. Ma che cazzo di bar è? Ma che cos'è questo bar? Ma perché le pubblicità sono diventate dei film porno? Cioè, mi spiegate qual è il problema? Perché state pubblicità... Aia, Dio, mi sono morso la lingua. Perché le pubblicità stanno diventando dei pornacci? Cioè, sono qua a far... Non voglio vedere i porno, li guardo dopo. Non è il momento. Perché adesso mi fai vedere un tizio criminale che cerca di stuprare la cameriera, cioè che poi pulisce con le calze a rete? Non mi ha convinto molto questa cosa, sarò sincero, voglio dire. Andre, parla bene che ho nella stanza a fianco mio padre e la porta aperta. Scusa, Seth, mi dispiace. Sborra! Cazzi! Tette, vagine! Boom, ragazzi!
ragazzi, sono nella fabbrica più profumata del mondo. Vi accorate, vedete la ricchezza del Penequico venga riempito per circa scatola. Sto 100 di sconto. Vabbè, adesso avrei chiuso la porta, no? Avrei chiuso la porta, immagino, giusto? Setsu, passami la canna! Setsu, la canna, la droga, l'abbiamo comprata ieri! Setsu, mandami la droga! Ah, ho messo le cuffie, peccato. How you choose the girls for working to the bar? Well, in my case, I came as a customer first. Prima sono venuta come cliente. Poi volevo venire come barista. And then they asked me to work, so oh, really? It was a scout. Because they see you were strong, yeah, and muscle. Yeah, so if you start working here, you can start working out, and we grow up together. Dai, comunque ragazzi, non sono degli armadi alla fine, dai. Sono ragazze muscolose, ma non è che sono dei giganti, dai, vabbè, cioè... col consumo rosa. Vedete che sta di palestra le fa, eh? Stanno facendo lo show che c'è a ogni ora. Ognuna ha una caratteristica molto particolare, nel senso che muscolarmente sono messe bene. Io se ci provo a fare quella roba mi spezzo prima le costole, poi sradico il palo dal soffitto e causo un crollo dell'edificio se io provo a fare quella roba lì. Guarda Andrea come interessato, chiamate Naomi. No, sei pazzo, cioè se vado qua con Naomi ammazza tutti quanti, cioè sei impazzito. Se vado qua con Naomi e mi vede che una tizia mi prende e mi versa la sborra in bocca, cioè gli compaiono delle corna, delle ali da demone e comincia a distruggere il palco. Hai una puntata pazzesca, cioè non c'è una roba così in Italia, non c'è. Ma non andrebbe mai, secondo me, in Italia questo bar, comunque, dico la verità, cioè questo bar qui per me non andrebbe assolutamente mai, cioè per come sono fatti gli italiani, no. Cura pica, grazie per i 23, Palatino, no, cioè, è già un miracolo che funzioni in Giappone, però voglio dire, un bar così è troppo particolare, cioè... Ho trovato molto bello il modo in cui questa realtà sfida i canoni di bellezza fissati dalla società, soprattutto dalla nostra cultura e ancora di più in quella giapponese. Ma secondo me è un miracolo che funziona. In America non andrebbe mai proprio. In America possono andare giusto bar dove più sei obeso meno paghi. Che vuole una donna minuta, esile e molto femminile. Mentre qui appunto abbiamo visto tanta grinta, tanta forza ed è molto bello il modo in cui loro la vivono, il modo in cui loro trasmettono il loro messaggio. Ma guarda che comunque sono delle belle ragazze. A me sinceramente non mi sembrano esageratamente grosse comunque. Cioè, a me non sembrano esageratamente gigantesche, cioè, alcune sono più grandi di altre, ma la di massima, cioè... Sono venute tutti a salutarci. Che poi le ragazze muscolose sono un sacco carine, perché molte di loro se la credono tantissimo. Fa un sacco ridere questa cosa qui molte volte. Andrea, ho sentito dell'esplosione in una centrale lì vicino a Bolo. Sì, e mi era detto. Venuta un'ansia per te. Madonna, zio. Ma per fortuna vedo che stai bene come sempre e sei il ritratto della salute. Bufata assurda. Andrea 1988 plol Andrea 1988 plol Andrea 1988 plol. Era una centrale idroelettrica, io non è che sono proprio un posto che frequento spesso, però comunque io ci ho conosciuto delle ragazze che facevano palestra, ci avevano i muscoli e alcune di loro erano straconvintissime, tipo che mi ricordo che c'era una, e vi dovrò di fare il nome, che mi ha detto che mi ha detto ti sfida a braccio di ferro. Gli ho detto ma sei sicuro? Ho detto, sei sicura di questa cosa? Sì, fa sì sì sì, faccio palestra, c'ho i muscoli, dico, ma sei convinta di questa cosa? Sì sì sì, dico, va bene, cioè praticamente è finita che a momenti la ribaltavo dal tavolo. Ho detto, figlia mia, mi pazzi con tutto il bene del mondo, però voglio dire, c'è una differenza di peso, oh, ma se tipo è culturista mi capotta, però voglio dire, cioè nel senso... Le mie preferite, ovviamente, io le mie preferite. Ma vedo che Maurizia si sta per sposare. Con questo gesto Mauri ha appena perso il pene, è diventato una signorina e la ragazza è cresciuta un cazzo. Donny, grazie per i 14, Martino. Fallo con me, zia, se ci riesci ti offro da bere.
adesso vado al bar e gli dico: vai, fallo con me, se ci riesci a fare squat con me ti offro da bere io. Adesso Ambra ha acquistato il sandwich, che è un'attività che possono fare solamente le ragazze, ovvero che la schiacciata tra due ragazze muscolose. Questo credo sia un po' il sogno di ogni lesbica, cioè nel senso... Non ho visto un cazzo, Dio svizzero. Ma no, cioè... Ma no, non direi di no, cioè voglio dire, scusami... E perché devi sentirti in colpo tu? Non ho capito, cioè... E vabbè, ma che c'entra? Non è che devi sentirti in colpa, ognuno affronta i lutti a modo suo, quindi tu non devi sentirti in colpa di niente. Ananas, grazie per i quattro, Palatino. Mi offro volontario, ma secondo me anche Aro e Sezzo qua si divertono, voglio dire, sai, fanno tipo le tramezzine. Mi prenoto, ma è per femminile! C'è scritto che è femminile, non lo puoi fare tu! Questo è femminile, tu non lo puoi fare, non è una cosa che possono fare i ragazzi. Non ha detto che è femminile, scusa. Adesso Ambra ha acquistato il sandwich, che è un'attività che possono fare solamente le ragazze. Solo le ragazze possono farsi squizzare. Mi identifico come donna. Però verrà schiacciata tra due ragazze muscolose. Perché a lei piace così. Fallendo la sfida di prima, ho dovuto sborsare 2000 yen. Credo le stiano lentamente frantumando il costato e lo sterno, ma questo è... Ci sono delle attività che possono fare soltanto le ragazze. E mi pare anche per ovvi motivi, perché se queste attività le dovessero fare gli uomini ci sarebbe un problema di impalamento involontario. Ci sarebbe un problema di crescita esponenziale di organi particolarmente collocati nell'area mediana del corpo. Ambra ride, nel frattempo gli hanno appena perforato un polmone con una costola. In realtà non sta ridendo, è che gli è entrato del sangue nei bronchi e sta soffocando lentamente. Non so se ne sia valsa la pena. Forse è andata meglio al tizio della pole dance. Hello there. Ma zia, sei fuori, mi sono cagato in mano. Diver, grazie per gli otto. Io mi cagherei in mano, una roba del genere, avrei una paura folle. Vabbè che non peserà tantissimo, ma Cristo. Lei è la doppiatrice giapponese di Topolino, si sa. Vabbè, Mauri è grosso, quindi... Zio, è arancia negli occhi. Negli occhi. L'arancia negli occhi. Ma cazzo, che male. Ma sei fuori. Ma mi brucia per 15 anni. L'arancia negli occhi. Ma che cazzo. Ma io tipo sarei Il Merluz è diventato masochista in sto video. Io con l'arancia nell'occhio sarei Ma come non brucia? Sì che brucia, non come il limone, ma brucia l'arancia negli occhi. Ma cazzo, ma ti trapanano le corna. Non lo so cosa è successo. Guarda gli occhi. Guarda, no, guarda. Non lo so cosa è successo. Guarda, non brucia, c'ha gli occhi che sono lucidi, guarda. C'ha l'occhio che sembra uno che ha la febbre a 44, sta lacrimando ovunque, guarda. Però anche tu sei scemo, ti metti così, una ti spreme l'arancio nell'occhio, cioè cazzo. Sono pieno di pezzi d'arancia, siamo tutti nudi. Ragazzi, questa cosa così in Italia non c'è. Ora chiedo a Prozis, la facciamo, organizzo un muscle bar Prozis. E noi ci vediamo al prossimo video, perché ora mi vado a mangiare un botto di omurice. Ciao! Io farò tipo l'inverso, farò qualcosa di alternativo. Io faccio il panza bar. Io faccio il panza bar. Praticamente noi invece abbiamo uomini che si fanno schiacciare da due ciccioni che gli corrono addosso.
si fa tutto con la panza, si mangia sulla panza, si ordina tramite la panza, tutto con la panza, e più è grande la panza, più hai bonus. Allora, adesso, ovviamente è uscito il video di Fierick, io questo devo vedere assolutamente. Dona ad altre ragazze su TikTok per mostrare i piedi. Ok, Fierick, va bene. Ma può essere sta roba su TikTok? Mandami gli altri due obiettivi, Sergio. Passo altri 40 e passa euro. Dono un po' di monete a caso. Da fastidio che tutta sta gente scriva, allora intaso tutto. Quante monete per uscire i piedi? 500 monete. Ma senti... Ma che cazzo... Ma chi era sta qua? Quante monete per uscire i piedi? E anche tu questa puzza di scam? No, io sento puzza di gorgonzola, visto che parli di uscire i piedi. Buona Pasqua ragazzi, io e il signor Cristo qua presente con me che è risorto, siamo qua a donare nuovi soldi. E sei felice Cristo? Com'è stata la resurrezione? Allora devo dire che è stata un po' traumatica perché effettivamente si stava bene in quel posto. Voi non sapete dove sono finito. Dove sei finito Cristo? Non sarà mai brutto quanto le live di TikTok. Io adesso Goku! No! Goku, insomma diciamo Goku, cioè... Sì, a grandi linee. Oggi il mio compagno è stato sospeso perché ha fatto lo sgambetto alla prof. Se io ero nella prof, prima menavo il tuo compagno di classe, poi menavo i suoi genitori per essere dei genitori di merda. E poi li legavo in tutti e tre ad un albero e davo fuoco a tutti quanti. ma così, tranquillamente, senza... Non per... Oh. C'è Goku! Poi c'è un quarantenne in basso. Te l'ho già detto l'altra volta, Salvatore. Fanno bene anche loro. Chi? Perché... Basta parlarne, bene o male, ricordatevi sempre che parlarne vuol dire che vi interessa. Molto no, saggio questo quarantenne. È saggio. Purtroppo. Questa cosa che TikTok mostra... Sì, ma quindi il senso della live... Tra le foto profilo invece che l'anteprima della live mi fa morire perché tu clicchi una persona che può sembrare una persona interessante e poi apri la live tipo di Big Belba. Bello, mi piace Big Belba. Senti come suona bene, Big Belba. Big Belba. Ti viene un ictus alla bocca a dirlo, Big Belba. Due uomini di mezza età, cosa sarà mai? Sarà la grande chiamata di gruppo, come minimo. Ah, piccina, fa sì in capo, che... Come, scusami? Non ho capito se era live in un paese del meridione o in Kosovo, non ho capito. Ligue! Cosa fate per posi, giù le tre pizze. Allora, ragazzi, io di giù sono ancora confuso, non ho capito se è qualche dialetto strano o sta parlando in serbo-croato. Ah, ma non è italiano. Non sono italiani. Io pensavo fosse tipo calabrese stretto. Ma anche essere un dialetto. Potevano anche essere pugliesi, per quanto ne sapevo io. Brian e Gloria. Perché c'è sempre un cazzo indiano? Scusami, chi è questo? Scusami, chi è questo che ha una testa che ricorda una cappella? Ragazzi, quest'uomo ha la testa che è una cappella. Cioè, guarda, la sua testa da questa prospettiva sembra un cazzo. Cioè, quest'uomo ha un cazzo al posto della testa e ha anche del pelo pubico che gli esce. Ma che cazzo succede? Ci stanno sempre gli indiani. Tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie cosa? Qual è la domanda? Perché? Un gali sottofondo. Io ho fatto un metal meccanico. Il metal meccanico. Ma qual è la conversazione, scusate? Quindi cosa si sta parlando in questa live? Un metal meccanico. Allora, possiamo soffermarci un attimo sul taglio di capelli del... Sì, è veramente orribile. Cioè, è orribile. Cioè, è una cosa che non si guarda. Indiano. Cioè, vi prego. Sembra un ananas. Ma che cazzo? Ma che palle, dai, che due coglioni sta qua a giocare. Io voglio andare in fabbrica. Io volevo lavorare in fabbrica, riparare la strada, devo star qua. Che due coglioni. No, credo sia un filtro comunque. Cazzo! Ma che? Perché la musica è così alta? Ma perché ha messo il filtro di disperazione? Non ho capito. Tryhard supremo. Guarda, non si sconcentra. No, ragazzi, no, non è un filtro. Mi stai dicendo che non è un filtro? No, dai, ragazzi, non è un filtro, poverino. Cioè... Guardalo, guardalo! Si fa fermare! Non gliene frega niente! Io spero sia un filtro, ragazzi. Se no, questo ragazzo, poverino, probabilmente è sequestrato in qualche cantina con il genitore che lo sta tipo tenendo, come si dice, rinchiuso per giocare ai videogiochi. Cioè, tipo, è proprio. Sta morendo. Cioè... E deve raggiungerlo! Lui ha un sogno! Non si farà interrompere! Ah! No! No. No! Tutto da capo. Oh my god.
disperato, poverino. Ma è disperato, sta soffrendo quest'uomo, sta soffrendo dentro, proprio all'anima corrosa, proprio non ha più né scopo né ragione di esistere, la sua vita sta lentamente finendo in una spirale di follia e desolazione. Mamma mia, che casino. Ma noi dobbiamo trovare qualcuno a cui donare i soldi. Ma... ma che cazzo di... ma che calzino è quello, scusi? Siamo! Ultimo commento, signora, ma mi scusi, ma signora, ma ci avrà 50... ma che cazzo si mette con... alze! Così! Cerco di essere utile, padrona! Cerco di essere utile, padrona. Che palle, ma perché io non ho uno schiavo che mi dà tutti i soldi del suo conto corrente? Che due marò... perché gli schiavi l'hanno solamente le donne? Io ho questa discriminazione, io ho questo privilegio femminile, veramente, cioè... che palle! Le ragazze hanno gli schiavi che gli prendono tutti quanti i soldi, e io non riesco a trovare uno schiavo che mi dà tutto, ci svuota il conto corrente, cioè... No, vabbè, ma questo sembra anche una madre, cioè questa qua c'era 40 anni. No. Vediamo se riesco a metterlo. Ovviamente. La vera domanda, signora, è un'altra. Perché ha dei calzini tipo color banana, scusi, cioè... Mentre anche lei di Trento. Sono in tuo schiavo! Sono in tuo schiavo, cioè non è il suo schiavo, lui è dentro lo schiavo. Lui si è inserito nello schiavo. Ma non fa niente, cioè, cosa posso dirle? Ma che cazzo vuoi che faccia? Sta lì sdraiata come una foca monaca, come un'elefantessa marina in attesa di essere ingroppata, o farò cazzo vuoi che faccia sta qua? È zitta, cioè sta lì e aspetta che la gente gli doni, boh. Signorino, forza, quindi chiudiamo quell'obiettivo. Ah! Signora, adesso guardi, io le voglio bene con tutto l'amore possibile, però signora, io non penso che lei... 1980! Mazza, portati male però, signora, io dico, portati male 43-44 anni, sinceramente, io gliene davo più di 50, cioè. Portati malino, cioè nel senso, io gli davo più di 50 anni, non gli davo 43 anni, 44 anni comunque, voglio dire, porca tro... comunque, signora, io le dico la verità, con tutto il bene del mondo, credo che oramai lei sia un po' superata, nel senso, cioè... Nel senso, signora, io capisco che la professione di arrizzacazzi sia vada molto di moda ultimamente, e ci sta, io capisco che far venire i cazzi duri a chi la guarda, cioè, sia una cosa che negli ultimi anni va abbastanza di moda, però signora, credo che oramai lei, non dico che non è proprio stagionata, perché, insomma, a 43 anni non sei proprio stagionata, però, secondo me, la concorrenza con le ragazze di 20 anni non regge, signora, io glielo dico, secondo me anche il piede sta cominciando a sfaldarsi, io dico, cioè, oramai ha più rughe quel piede che il mio scroto, per cui, nel senso... esagerato, beh, Kerset, voglio dire, secondo me, secondo te si può paragonare la signorina qui a una di 20 anni, per, in termini di arrizzamento delle minchie, cioè voglio dire, scusami, magari ti piacciono quelle un pochino stagionate, però secondo me non c'è molta gara, cioè... Qua come chiedi i soldi. Amore, cosa posso fare per te? Iniziare a raggiungere l'obiettivo e ne togliamo uno. E qual è l'obiettivo? Aspetta. Accontentiamo quindi, dai. Oh! Ah! No! Oddio, stupendi, bellissimi! Stavo per dire io, ma perché i suoi piedi sono Donald Trump? Stavo chiedendo, scusate, ma perché i suoi piedi sono la faccia di Donald Trump? Perché il suo piede è arancione? Che cazzo, perché il suo piede è uscito direttamente da Chernobyl? Ma sono arancioni! Bel riflesso, tu non capisci. Sono da lavare, padrone! Ma che cazzo, ma può essere sta roba su TikTok? Ma cosa, ma cos'è? No, può essere, può essere viva sta gente, questa è la domanda sbagliata. Ti stai ponendo la domanda sbagliata, può essere viva sta gente, Fienic? Lui è Rick Chattognettus, lo youtuber. Questo è sempre... Lascia il video. Guidiamo un po'. Oddio! Cazzo è? Questo qua è un manza! Se doni a questo... Sì, zio, hai un osso fantastico. Non ho capito cosa stai facendo, bro. Impazzisce! Sì, zio, hai delle ossa fantastiche. Hai una scapola, radio... proprio tutto. Hai proprio uno stereo... Hai delle ossa bellissime, però... Quelli che pesano 20 kg che fanno così... Ma per favore... Fortissimo, bro. GG, via.
Ho un'idea, Sono 1000 monete, ma voglio un urlo davvero Saiyan. Lo faccio. Fammi sentire il... No, fra, c'è mio padre che dorme di là. Adesso il padre entra, gli spara in faccia con una cerbotta. Con il Saiyan. Sancho, attivo il mio chakra, ci sono. Ok. Zio, per adesso questi sono i versi che faccio io quando mi sveglio al mattino, sinceramente, più che altro, cioè... Questo invece ero io che ho dato una mignolata al comodino, ho pestato un Lego, più o meno. Questo sono io quando pesto, tiro una ditata a qualche mobile o... Oppure quando non cago da un po' e devo sforzarmi un attimo. Attento, ti è piaciuto Sergio? Potrà andare meglio ma mi accontento. Oh mamma, il commesso di Douglas. Perché poi? Scusa, come ti è uscito? Basta con sta penna! Click, click, grazie, click. Silvia, sono napoletana ma vivo al nord. Allora, io voglio... No, io ragazzi, io qualcuno mi deve dire... Gay, ma dai, Growell. Ma dai, ma non mi dire, non l'avrei mai detto. A parte che magari è transessuale, non per forza gay, però in linea di massima non l'avrei mai detto. Comunque sia, più che altro, in realtà ragazzi, io non sono tanto... Cioè, io sono abbastanza perplesso e disgustato dall'orecchino. Ragazzi, perché ha un battipanni come orecchino? Che cos'è quell'orecchino? Perché ha un centrotavola delle nonne come... Cioè... Che cos'è quel centrino da tavola come orecchino, scusa? Cioè, voglio dire, che cos'è, che schifo di merda è quella roba? Per un attimo, non è che noi tagliamo Steadit e teniamo soltanto i napoletani. È che ci sono solo napoletani su TikTok. Sì, è vero, sulle live di TikTok la metà è vero, sono di Napoli o dintorno. Toc. Cazzo di penna. Andiamo con un evergreen. Ciao, cara, qua... Quante monete... Cara, vabbè, uno prova, eh. Monete per uscire i piedi. Che devo fare? È l'unica cosa che mi viene in mente. Sergio Netturbini, aiutami con l'obiettivo sopra, mandami il leone. Non so come si fa! Donagli un leone! Ma perché dovrei, scusa, qual è il contenuto di questa... La... Sono 50 euro. No. Vabbè, no, lo fa... Mica, zio, 50 euro, ma vaffanculo, va! Sono 50 euro, Amore, Sergio, aiutami, mandami il leone. E poi mandami anche un pisellone, Sergio. Dai, Sergio, mandami la foto dello scotto. Aaron, non ci scamma. 50 fucking euro. Fatto! C'è tutta l'animazione col leone qua, guardate, è bello. È già in posizione, non pensavo. Si è già messo in posizione. Fiarix, stai attento che è un attimo che adesso... Come è? Ma che... No, sono scioccata. Sono scioccata! Sono scioccata! Amore, abbio! Sono scioccata! Amore, adesso vengo lì e ti aspiro il cazzo, tesoro. Non ci sono, riesco a capire che sesso sia. Credo sia un transessuale, credo sia un transessuale che sia operato alle zine. Beh, direi, poi magari non è vero, magari non è vero, mi sembra, poi magari mi sbaglio, raga. Adoro. Adoro! Amore! Amore, adoro! Vieni qua che ti aspiro come un Dyson 4000, amore! Oh. Grande! Aiutami anche con gli altri due obiettivi. Vabbè, adesso tesoro, esageriamo. 50 euro, cioè, con 50 euro andavo a puttare, non esageriamo. Cioè, voglio dire, adesso, 50 euro potevo pagarmi un escort per mezz'ora. Cioè, stiamo calmi, non è che... Cioè, oh, che è sta tariffa? Netturbino! Netturbino! Netturbino!
Ti seguo subito, seguimi anche tu. Sti cazzi! Che cazzo, mi volo i piedi. No, sono rimasta scioccata, ragazzi. Sono scioccata, ragazzi. Sì. Cioè, non me lo aspettavo proprio, Leon. Io comunque continuo a dire che quegli orecchini che sembrano dei centrotavolo o dei battipanni sono una cosa veramente orripilante. Ma sì, lo hai chiesto tu! Grazie, grazie mille. Prego, i piedi. Scrivimi in privato dopo, nel turbino. No, vabbè. Scrivimi in privato dopo, nel turbino. Sammy, grazie per i 4. Martino, grazie mille per i sub. Papere, la sub. Non vi dimenticate la sub, Papere, importantissima. Se no, altrimenti questa sera, se non fate la sub, arriverà questo qui che ti succhierà il pene e ti dirà: ah, mio adovo! L'unico modo per proteggervi è fare la sub. Come si fa se prende tariffe? No, vai su Google e scrivi escort e metti... scrivi escort e poi metti la tua città e dovrebbe uscirti il primo sito, quello con l'immagine bianca di un cuore, che non so assolutamente perché sia fatto così, che io non ho mai visto e non sono mai entrato. E... e vuoi guardare? Sei esperto, ma quando ero single in realtà ci ho guardato, però poi ho sempre pensato che non valesse la pena, sinceramente. Vi dico la verità, quando ero single ho guardato i siti di escort, perché mi fanno un po' meno schifo delle mignotte, li ho guardati. Però poi siccome tipo le tariffe sono tipo 100 euro, 200 euro, ho pensato, 200 euro per sborrare, per un'ora, cioè, non sono mica miliardari. Differenza tra escort e mignotta? Allora, la prostituta, la mignotta base, è quella che sta per strada e è quella che sostanzialmente, almeno dai racconti delle persone che ci sono andati, e a me fa abbastanza schifo, vi dico la verità, ragazzi. A me le prostitute mi fanno abbastanza... mi sanno tantissimo di malattia venerea. E praticamente loro tipo si mettono sdraiate a gambe aperte e tu le trombi e è finito lì. Cioè, praticamente, quella è la mignotta. Va con chiunque veda, più o meno, a 20 euro, così. L'escort invece seleziona. Cioè, l'escort può anche dirti di no. Cioè, l'escort tu la chiami, stabilisci un servizio, una durata e devi cioè, nel senso, a casa sua o lei a casa tua se vi conoscete, quindi nel senso è un pochino più raffinato, non so come dire, cioè non è proprio una, può anche mandarti a cagare, quindi, ma anche con i maschi sì. Sì, sì, vivi, ci sono i puttani, vabbè, si chiamano gigolo, io li chiamo i puttani, quindi ci sono i puttani, sì, sì, li trovi. Guarda che il mondo dei puttani è un mondo in ascesa continua, Guarda che i troi ci sono, le vengono un sacco chiamati, Ci sono un sacco, hanno fatto un sacco di servizi dove c'erano, intervistavano queste donne, ovviamente tutte, come si dice, tutte censurate, cioè tutte, non le facevano vedere, sono buoni, ma sì, cioè quelli che hanno intervistato erano dei bei figaccioni. E c'erano queste ragazze, queste signorine, ragazze da 20 a 60 anni, che le intervistavano praticamente censurate e loro dicevano: io vado a puttani perché mi piace essere trombata a 90, non c'è più l'uomo che ti prende e ti sbatte, mi piace l'uomo che stia con me, mi capisca, mi ascolti, poi mi trombi come fosse un animale. Cioè, quindi diciamo che molte donne insoddisfatte della vita coniugale o in generale dei rapporti avuti finora si rivolgono ai puttani. Delicatissimo. Vabbè, non c'è nulla di male. Alla fine, voglio dire, anche le signorine hanno le loro esigenze, per cui, voglio dire, non le abbiamo mica solo noi uomini. Per cui... è che noi uomini siamo più semplici. Noi uomini non frega un cazzo né delle coccole, né di essere ascoltati, né di essere capiti, né di essere compresi. Cioè, noi uomini vogliamo svuotarci le palle, punto. Quindi, nel senso... diciamo che noi uomini siamo più semplici da quel punto di vista. Me lo mandi in privato, i piedi in... lo dici te, vabbè, Danilo, se tu sei gay non è va benissimo, io ti capisco, sono a favore, sono aperto a ogni cosa, se tu sei gay ci sta, va bene, è lecitissimo. Io non sono uno che discrimina nessuno, io accetto ogni cosa, io sono apertissimo, io accetto tutti, voglio bene a tutti, io non valuto nessuno in base all'orientamento. Mamma, esco, dove vai? A puttani. sto scherzando, se ci fosse qualcuno di nuovo in live sto scherzando, è una battuta, tranquilli, non sono omofobo, tranquilli. Live, se no scusami. Devi mandare anche gli altri due obiettivi se vuoi questa cosa. Mica zia, ma dai, ma ti ho dato 50 euro, ma 50 euro per dei piedi, cioè, porca troia, dovrebbe, cioè, Cristo, Madonna, quanto fiscale, ma che cos'è sta roba? Che cos'è questo aborto contro la parete? Che... altri 40 e passa euro! Vabbè...
Zia, c'hai un culo che pare in due dimensioni. Che cazzo? Perché sembra che gli abbiano incollato dei pantaloni? Ragazzi, ha il culo in due dimensioni, non ha profondità. Cioè, se guardate bene, sembra che qualcuno gli abbia incollato dei pantaloni alla schiena e davanti ai pantaloni ci sia il corpo reale. Non sembra il suo corpo questo qui. Cioè... Voglia di qualcosa, ma non so nemmeno io di cosa. Se io dico se voglia te. Troione, non c'è voglia di minchia. I soldi sicuramente. Esatto. Mandami gli altri due obiettivi, Sergio. Secondo me è un po' uno scam. I patti erano altri. Sergio, io sono pronta, sto aspettando te che mi mandi gli altri due obiettivi, Secondo me ti scamma tantissimo, Fieri, che ti scamma tipo tantissimo, te lo dico. Adesso stiamo un po' esagerando, Sono vivo al nord. L'hai già detto. Che c'entra? 60 volte no, che sei napoletano. No, scusami, non ho capito. Grazie, di dove sei. Paolo, sono napoletano, ma vivo al nord. Gliel'hanno richiesta. Davvero? Cazzo. No, Sergio. Ti vedo no. Che mi guardi, che sei live. No, non so. Ti vedo che ti guardo, che sei live. Mi live. Manca il pesce e la giraffa, dai. Sì, la prima ci credo. Chi ti chiama te con quel culo che pare, cazzo, una tavola da surf? Hai un culo che sembra una pista d'atterraggio per aerei, porca troia. La curvatura terrestre c'ha più curva del tuo culo, di mortacci tua. Ma chi ti tromba te? Che stai in carenza di minchia. Io sono tentato per dare la giraffa solo per sentire mi manca il pesce. Non so se ne vale la pena. Qua sono troppo costosi. La giraffa non posso dartela, ma posso darti il pesce. Posso darti il pesce? Beccati il pesce. Cosa stiamo facendo della nostra vita? No, mi fanno male i piedi, ragazzi. Oddio. Ah, mi devo stendere. Sta facendo male la schiena. Ciao. Ma non si vedono comunque. Ma infatti, li abbiamo mostrati per un secondo. Questi sono i soldi. Allora. Posso voglio cavarmi gli occhi, ma in realtà anch'io, ma io, posso dire una cosa, cioè io capisco pure in parte i feticisti, nel senso, cioè, perché alcuni piedi sono anche belli da vedere, no? Cioè alcune signorine hanno dei bei piedi, no? Capito? Che tu, vabbè, pur non essendone fanatico, dici vabbè, sono dei bei. Questa signorina ha degli aborti, cioè questa signorina ha un 74 di piede con alluce valgo e verruca sottocutanea con le dita che sono più storte del cervello di Maria Sofia. Cioè, questa persona potremmo usare le sue dita dei piedi per calcolare l'angolo retto di un triangolo isoscele, cioè di un triangolo rettangolo, volevo dire. Cioè, è una roba che ha le dita dei piedi che sono letteralmente delle V rovesciate. Questa signora può aggrapparsi con le unghie dei piedi al muro e creare una sorta di arte contemporanea. Cioè, è una roba che non si riesce... Nel senso, voglio dire, i peggio buttati. Sergio, ci sentiamo in privato. Che adesso andrò di DM, ci sta tutti fa grandi fieri e poi Sharon. Ehi, secondo me Fieric diventerà fidanzato con questa tizia, secondo me. Li vedo bene insieme, sembrano tipo Sergio. Vediamo da chi andare adesso. No. Sì, si fidanzeranno sicuramente. Questo ti piace di più, secondo me. Ho molta paura. No, beh, no, ma che cazzo? Dice, questo è il mio territorio. Vabbè, questo è veramente un profilo troll, suppongo. Ma ti droghio, stai bene. Droghio, stai bene. Eh sì, ce l'ho la faccia, però c'ho 30 anni, tra un po'. Madonna, più vecchia di me. C'hai 30 anni, sei truccata molto bene, perché sembra che ne hai 12, quindi... Ciao, quante monete per uscire in... Questa roba va bene solamente se sei una ragazza giapponese uvuavu, molto molto cute, molto molto carina, e lo fai spontaneamente. Se questa roba la fai così, non spontaneamente, lo fai per fare, cioè è fastidioso. È letteralmente un'unghia sulla lavagna che gratta. È letteralmente la forchetta che striscia sul piano. Cioè è stra irritante. Grande Paolo.
Perché fa tutti sti versi? Perché non si può dire. Dono un po' di monete a caso. Mi è venuta una gran voglia di prendere un lanciafiamme e cominciare a bruciare tutta la foresta. Ho voglia di estinguere forme di vita a rischio. Voglio distruggere. Mi è venuto un istinto di sganciare un'arma atomica sopra un centro altamente popolato con una densità d'abitanti fittissima e vedere tutti che bruciano, cominciano ardendo lentamente, carbonizzandosi, urlando. Ah, questa immagine mi ha... Ah, questa immagine mi ha temporaneamente rilassato, questa immagine. Da fastidio che tutta sta gente scriva, allora intaso tutto. Perfetto. Oh, quanti gelati, divento diabetica. Magari vuoi... No! Vabbè, ascolta. Magari muori! Se mi metto un foglio d'alluminio sugli occhi e poi ci verso della soda caustica sopra, mi scordo di ciò che ho appena visto. E con un aerosol di fumi di cloro e zolfo mi si cancella la memoria. Anche permanentemente. Chiedo però a te che di chimica te ne intendi. Siamo Mirko Zulian. Vai. Ci esci i piedi. Ciao, Mirko. Ma che schifo, perché? Quante monete rapisce? Al text to speech. Ma non credo. Che c'è là? Grissimbon. Pusta di Grissimbon. Fieri che non è aggiornato su sta minchiata attuale. Ah, ecco. Ma scusa, esce Grissimbon ogni volta gli donano qualcosa. Sì, mi sa di sì. Che noia, porca troia, ogni volta sto cazzo di Grissimbon. Vabbè, sappiamo già cosa fare, dico pizza. Bene. Vabbè, questo è pane per i denti di Fieric. Dateli una mano a Sergio, se no non ce la può fare da solo. No, no, ce la posso fare da solo, non ti preoccupare. Minchia, questo senti fino a domani. Sergio! Basta! Certo, basta. Questo va a letto e sente Grissimbon. Certo, arrivano. Che palle sto cazzo di Grissimbon, porca puttana. Ma poi come ti salta in tra tutti gli altri, puoi mettere Grissimbon. Ma Fieric, vedi, non è aggiornato. Vedi, Fieric non è nel mondo decerebrato di TikTok. Fieric non sa. Anche Sergio nel libro. Come Lollo, il mio idolo. Quante monete per uscire i piedi? Quante monete in che senso? 2000 monete se lo fai. Puoi fare le 2000 monete, poi lo faccio. L'ha detto, ecco qua. Cazzo, Sergio, ma io scherzavo. Cosa? Cosa? Sono 2000, voglio i piedi. Vabbè, ma... Oh, eccolo! Il piede! Il piede, signori! Il piede! Grandissimo! Li voglio tutti e due. Sto vivendo in un mondo in cui degli adulti giocando a Minecraft si fanno uscire i piedi tramite donazione. Questo mondo non esisterà mai più, ragazzi. Le meraviglie che stiamo vivendo in quest'epoca non le vivremo mai più. Ragazzi, pensate quando avremo 80 anni e parleremo ai nostri nipoti, li diremo: ma tu non c'eri nel 2024 quando degli adulti facevano uscire i piedi per delle monete virtuali su TikTok? E lui ti guarderà come per dire: sì, certo, nonno, ok, boomer. E tu lo dirai: tu non capisci, nipote mio, tu non sai, tu non hai vissuto l'incubo, tu non hai vissuto il dolore, tu non hai vissuto l'epoca della follia. Mostra la donna. No, i piedi! Grazie per avermi seguito. Ciao, quante monete per uscire. Loro lo fanno in VR. Ah, ma guarda che appena arriva, che si sviluppa un attimo, lo compro anch'io, Appena esce lo compro anch'io. Cioè, io appena arriva, che metteranno quello un pochino più avanzato, io vivrò tutto il tempo col VR in faccia. Cioè, io nemmeno guarderò più una hobby. Cioè, una hobby la guarderò attraverso il VR. Credo mi verrà la cancrena dalla faccia. Mi si incollerà in faccia praticamente. Il chip nel cervello. Magari, se sapessero farlo in maniera efficiente, me lo farei gola. Uscire i piedi. Ciao, quante monete per uscire i piedi? Voglio 500 monete. Vabbè, ciao. Dai. Lei ha contrattato molto tranquillamente. Un po' troppo. Lo so, ma io sono sempre stato molto appassionato di queste cose qua, quindi... Ci sta, ci sta. Cioè, tipo, Naomi da questo punto di vista è un po' la mia nemesi. Naomi ama tantissimo un bel terrazzo che dà su delle verdeggianti colline con degli splendidi alberi, uccellini che fanno le uova, con delle bellissime visuali sul cielo. A me non frega un cazzo di quella merda lì. Io voglio...
Io starei letteralmente in un centro città con degli schermi e delle televisioni che mi circondano, con il casino del traffico e la gente che passa. Cioè, io vivrei così, letteralmente. Allora, Sony, no. Grazie per i 9, ma grazie per i 6, Valentino. Io letteralmente farei così, però sono punti di vista, non è che... Si può avere entrambi? No, si fa quello che dico io, I'm Wu, per questo io sono l'uomo e lei la donna. Che cazzo dici? Vedi che non hai imparato ancora un cazzo. Allora... Lei può sognare di fare quella vita, io invece la faccio e la porto con me e lei continuerà a sognarla. Allora, no, comunque, vabbè, adesso al di là di tutto, comunque sia, sono punti di vista in realtà, ragazzi, ognuno ha i suoi gusti in questo senso qui, quindi... Dai, non è troppo, sono 5 euro, va bene. Nu, poverina, Julie, io in realtà dico così, ma in realtà non è vero un cazzo, cioè. Domani devo andare a vedere una casa che è praticamente in mezza campagna, cioè non è in mezza campagna, però è piena di verde. Secondo te perché sto andando a vedere una casa che è immersa nel verde? Quindi, alla fine, si fa quel che si può per rendere contenta la fidanzata. Fatto! Oddio, grazie Sergio per questo... C'è internet a tal crad, sennò come faccio le live, scusami. voglio dire. Cioè, senza internet le live mica le posso fare. No, la fortuna è che sono tipo a 5 minuti di macchina da Bologna, quindi bene o male. Fortunatamente sono a tipo 5 minuti di macchina da Bologna, per cui se voglio... Vabbè che ragazzi, onestamente parlando, neanche a Bologna c'è quello che piace a me, eh? Cioè, nel senso, Bologna non è una città tipo Milano, eh? Cioè, Bologna è un paesone. Cioè, Bologna non è tecnologica neanche se vivi nel centro della città. Il centro della città è medievale. Fuori dal centro città è... Non è moderno, non è antico. Quindi comunque io, la megalopoli con gli schermi in stile New York e Tokyo, non la potrei avere lo stesso, neanche rimanendo a Bologna. Quindi delle due, diamo in un posticino con un po' d'aria, un po' di campagna. Così, vabbè, voglio dire, quindi vai a Milano. Zio, sto cazzo, se non costassero 6.000 tonnelle, miliardi di euro al metro quadro. Cioè, io con tutto il bene, però, cioè, voglio dire, ragazzi, adesso... Io in centro a Bologna ho trovato delle case di 50 metri quadri a 250.000 euro. Cioè, ma raga, ma io 250.000 euro, se esco 10 minuti da Bologna, mi compro una villa? Cioè, ma vaffanculo, cioè, ma vai a cagare, me ne vado a 10 km da Bologna di distanza e mi compro un appartamento di 150 metri quadri. Cioè, ma chi me lo fa fare di spendere mezzo miliardo per un buco? Cioè, vaffanculo, voglio dire, sì è bella la città, però sto cazzo, cioè io non posso spendere 1 milione di euro per stare in città e vivere in un buco. Me ne vado a 10 km in una casa che con la macchina ci metto 5 minuti e con quella stessa cifra mi compro una villa, cioè vaffanculo, cioè con tutto il bene, ma vaffanculo. Cioè, a me piace stare in città, però non esageriamo, cioè non è che uno può spendere quella cifra lì, voglio dire, cioè... Fantastico orzo! L'orzo! E adesso? E adesso sono 500 monete. Ora tocca a te. Sono 500 monete, come hai detto tu. E quindi adesso? E come quindi adesso? E come quindi? Ma... devi uscire ai piedi. No, ma assolutamente non se ne va. Ma come, scusa, ma tu l'hai detto? Titan, grazie per i quattro. Che palle! TikTok è la piattaforma di chi scamma. Proprio neanche in modo velato. Proprio ti dicono ai piedi 500 e te li doni. Ah no, non te li esco. Coglione, hai donato i soldi. Non ho parole, niente, non ce la facciamo. Io mostro davanti a tutti queste cose. Così imparate, scammers. Ciao, quante monete. Uscire i piedi. Quanta moneta? Ecco qua. Potete spegnere la moto? Che cazzo? Che cazzo c'è? Perché c'è un reattore termonucleare di sottofondo? Cioè. La senti anche tu questa puzza di scam? Sì. Ma io più che altro sotto sento un reattore ARC. Che cazzo? Dove sono dentro? Una centrale elettrica? Che cazzo? Non capisco cosa dico! La signora con sguardo assente guarda perplessa la camera. Mi sembra di star vedere una scimmia di bonobo che sta osservando con curiosità un oggetto che non capisce. Sta guardando la cam come per dire: che cos'è questo strumento del demonio? Dico, no, c'è un trattore lì in mezzo! Non si capisce niente con sto frullatore.
Oh, ah, è uno. Per 50 monete. Sei contento, Fieri, che un piede l'hai visto? Piede. No, ecco qua, se hai visto poco, te l'ho donati 100. Ma sono per terra con un frullatore, cosa sta succedendo? Sicuramente me lo chiedo anche cosa sta facendo. Vabbè, basta, sono già rotto i timpani con sto trattore, basta. E anche oggi... Comunque io continuo a dire che secondo me con la stessa cifra puoi andare a mignotte, io non capisco l'investimento qual è sinceramente. E onestamente con la stessa cifra vai a troie, cioè secondo me fai prima, però punti di vista, magari io... Oh, adesso ragazzi, allora... Adesso io volevo vedere Ed Stafford.